Turismo Verde, siamo a Longobardi in provincia di Cosenza, un paese veramente bellissimo e tra poco scoprirete perché. Alle mie spalle il gruppo dei ragazzi del servizio civile che ci accompagneranno oggi proprio tra le vie di questo comune della provincia di Cosenza. Quindi restate con noi e seguiteci anche con questa puntata. Maria Rosaria, dove ci troviamo adesso? Allora, qua ci troviamo nel teatrino comunale, è una ex chiesa sconsacrata, era la chiesa dell'Immacolata. E adesso è il teatrino, appunto come ho detto, e viene utilizzato per le varie manifestazioni ed eventi. Incontriamo un'altra ragazza del servizio civile, Assunta, che ci dirà qualcosa sulla chiesa che si trova alle nostre spalle, la chiesa di San Francesco, veramente particolare, molto bella. Allora, si tratta della chiesa di San Francesco, dedicata alla Madonna dell'Assunta, e risale al 600. Venne ultimata a fine 600 grazie all'intervento del nostro santo, di San Nicola Saggio, che si avvalse anche della collaborazione dei cittadini di Longobardi. Di particolare pregio appare il portale, come potete vedere, in pietra calcarea e le cupole emisferiche che si trovano nella navata, diciamo, minore della chiesa. Purtroppo non possiamo visitarla perché ci sono dei lavori che stanno facendo, lo faremo in un nostro prossimo appuntamento qui a Longobardi, però già dall'esterno insomma si può notare la sua imponenza, la sua bellezza. Esattamente. Ok, grazie ancora. Qui da Longobardi non è finita, quindi restate con noi. E ci troviamo all'interno di un'altra chiesa qui a Longobardi, la chiesa di Santa Domenica, la cui particolarità, Assunta, qual è? Allora, diciamo la fonte battesimale. In questa chiesa ha ricevuto il sacramento quello che è il nostro santo patrono, ossia San Nicola. Perfetto, breve notizie importanti, ancora non è finita qua, continuate a seguirci. Vi ricordo, siamo in provincia di Cosenza, costa tirrenica cosentina, quindi Longobardi. Questa alle nostre spalle è la chiesa natale di San Nicola Saggio. Alessia ci dirà appunto qualcosa riguardo questo luogo. Esattamente, questa è la casa natale di San Nicola. Lui nacque proprio qui il 6 gennaio del 1650 ed è motivo di grande orgoglio per noi longobardesi. Lui fu proclamato santo il 23 novembre del 2014 da Papa Francesco e noi come popolazione eravamo proprio lì. Lui viene ricordato soprattutto per un miracolo fatto a un nostro concittadino, Giuseppe Lauda Dio, e proprio nella chiesa che abbiamo visto prima, la chiesa di San Francesco, il miracolo è stato fatto proprio lì perché lui aveva l'età di 16 anni quando praticamente stavano facendo dei lavori lì ed è precipitato da un'impalcatura all'altezza di 10 metri e ha visto proprio davanti ai suoi occhi il santo. Ok, benissimo, grazie Alessia, ancora andiamo avanti qui da Longobardi e ancora quindi continuate a seguirci. Thank you.
Longobardi è un paese ricco di palazzi storici, sicuramente tra questi spicca Palazzo Miceli, che di storia veramente ne ha. Perché Assunta? Allora, diciamo che questo palazzo appartiene ad una delle famiglie più importanti di Longobardi, si tratta di importanti latifondisti, e che questa famiglia ha dei personaggi illustri sia nel mondo cattolico sia nel mondo politico. Non possiamo non ricordare Luigi Miceli, ossia un ministro, un importante ministro dell'agricoltura, e altresì Garibaldino. E non per niente, proprio qui dietro Palazzo Miceli c'è un orto comune possiamo dire, no? Qua ci troviamo nell'orto a denominazione comunale, l'orto di San Nicola. C'è la violetta, la melanzana violetta a denominazione comunale, una melanzana particolare, dal colore viola intenso, ha un sapore dolce e si può mangiare anche con la buccia. Poi ci sono i fagioli d'Upiro, sono due tipologie di fagioli, fagiolo cosiddetto mascariero e fagiolo chiamato la povaredra. Questa i fagioli hanno la caratteristica che sanno di castagna. Qui vicino, proprio a pochi metri, anzi a pochi centimetri, c'è un forno comunale. Sì, è il forno comunitario Turnario. È stato ripristinato questo antico forno e il comune lo mette a disposizione per fare il pane di una volta, il pane casereccio. Quindi grazie, grazie a Maria Rosaria, grazie Assunta. Ed ora andiamo ad incontrare il vice sindaco di Longobardi. Ed incontriamo il vice sindaco di Longobardi, Antonio Costabile. Innanzitutto complimenti per il vostro paese, veramente meraviglioso. Grazie vice sindaco per l'accoglienza, anche un paese molto bello da visitare, lo stiamo ribadendo attraverso questo servizio, ma la particolarità di Longobardi qual è, vice sindaco? Ci troviamo sul basso terreno cosentino. Ha una particolarità a Longobardi rispetto ai comuni vicinori, non ha un dirupo dove sorgono i vari castelli. Longobardi nasce da una costola di quello che è attualmente Fiume Freddo, ha avuto l'indipendenza prima del secondo dopoguerra ed ha un territorio prettamente collinare. La chiamano la Hollywood del basso terreno cosentino perché dal centro storico riusciamo a vedere tutta questa collina che è abbastanza distesa ed è molto 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 bella. Geograficamente il paese come è dislocato? So che ci sono diverse frazioni, oltre che i due centri, no? Tra Marina e Longobardi centro superiore. Longobardi geograficamente è dislocato, partiamo dal centro storico, si trova esattamente alla metà tra il mare e la montagna. Noi abbiamo questa fortuna, 300 metri dal livello del mare, 300 metri dal livello della montagna, 14 chilometri quadrati di territorio, molto molto popolose sono le nostre campagne. Negli anni c'è stato uno spopolamento del borgo, prima vi abitavano circa 300 persone, parliamo di 30 anni fa, attualmente ne abitano circa 40. Però siamo anche abbastanza soddisfatti perché da circa 15-20 anni c'è stato un rafforzamento delle campagne. Molti giovani hanno deciso di attuare un processo inverso, io ne conosco qualcuno anche di recentemente che nel momento in cui hanno deciso di sposarsi si sono spostati a ridosso del centro storico, e questo per noi comunque è una bella soddisfazione perché vuol dire che c'è un ritorno alle origini e potrebbe essere un volano di sviluppo. In un certo senso anche un ritorno alle campagne, perché so che tra l'altro voi state puntando su una produzione tipica, no? Su un prodotto proprio specifico che è la melanzana di Longobardi. Assolutamente sì, noi ci siamo accorti di questo ritorno e abbiamo cercato di attuare qualcosa attraverso quella che è l'enogastronomia. Abbiamo approvato qualche anno fa 12 denominazioni comunali, tra cui forse quella più famosa è appunto la melanzana violetta di Longobardi, e ci stiamo lavorando in maniera alacre. Diciamo che intorno a questo indotto si è creato un bel circuito perché sono nate
circa 13 aziende che stanno lavorando questi prodotti e siamo arrivati in 3 anni di produzione da 2-3 mila piantine, quest'anno siamo a circa 22 mila, quindi si ci sta lavorando. Secondo noi è il vero ritorno, è il vero volano di questo paese. E abbiamo parlato di melanzana e quindi non ci resta che andare ad assaggiare qualche prodotto proprio preparato su questo ortaggio, sulla base, no, della melanzana. E quindi continuate a seguirci e ringrazio il vice sindaco Antonio Costanti. Siamo ancora a Longobardi, in provincia di Cosenza, siamo arrivati all'interno della Magnatum Degusteria e qui mi trovo con la moglie del titolare, che si chiama? Giovanna Martire. Giovanna, oggi tu ci farai vedere veramente una delizia, un prodotto tipico di questo luogo, tutto basato sulla melanzana. Sì, oggi parliamo della nostra violetta, è la melanzana violetta di Longobardi Deco. Vi spiego 2 minuti le caratteristiche di questa melanzana. È una melanzana che si presenta bananiforme, ha una pelle molto lucida, presenta pochi semi e una polpa soda, pochissima acqua. Adesso vi faccio vedere al taglio come si presenta. Questa melanzana possiamo dire che è la più buona del mondo per le sue caratteristiche, perché intanto viene utilizzata in forma integrale intendo che si può utilizzare con tutta la buccia, e poi non ha bisogno di essere messa sotto sale, è giustamente tannica, è sia da serbo, quindi preparata sotto olio o in altri modi, sia da mensa, viene utilizzata in forma integrale, come dicevo. Adesso vi faccio vedere come si presenta alla vista. Come vedrete ha pochissimi semi, quasi nulla. La polpa molto bianca e soda. Noi oggi prepariamo la nostra calabrisella, che è una monoporzione di melanzana. Vi faccio vedere gli ingredienti. Allora, la melanzana violetta di Longobardi Deco, poi abbiamo del caciocavallo podolico grattugiato, della salsa di pomodoro, della mozzarella, del basilico fresco, dell'olio extravergine di oliva, perché noi utilizziamo solo olio extravergine di oliva. Adesso andiamo ad assemblare il nostro piatto. Gli ingredienti fondamentalmente semplici, possiamo dire. Molto semplici, al chilometro giusto, perché sono tutti prodotti del territorio. Adesso vi faccio vedere la preparazione della nostra melanzanina, o chiamiamola anche calabrisella, che è molto più carino come nome. Vi faccio vedere la preparazione. Allora, mettiamo delle fette di melanzana, mettiamo a girare. So che va alla grande questo piatto nella vostra struttura, sì, no? È molto ricercata, anche perché è una melanzana molto dolce. Allora, a girare io metto queste fettine di melanzana, adesso metto gli ingredienti, il nostro caciocavallo podolico grattugiato, un po' di salsa di pomodoro, della mozzarella. E questa è una melanzana che si trova solo qui a Longobardi. Nel circondario di Longobardi, il comune ha adottato la Deco, ci sono 18 produttori che stanno pensando, giustamente secondo me, di consorziarsi.
Cosa non facile in Calabria, ahimè, sì, purtroppo, perché insomma, l'idea di cooperare, ecco, è molto difficile. Allora, poi mettiamo un altro pochettino di mozzarella, facciamo due strati. Allora, un altro pochetto di mozzarella, il pomodoro. Molto semplice, ma nella sua semplicità vi garantisco che è molto delicato e gustoso. Si possono preparare anche prima, perché magari chi ha degli ospiti a casa può pensare di prepararsele prima, le mette in frigo e poi al momento opportuno le va ad infornare. Adesso io vado ad infornarla. Okay. Noi aspettiamo, sì. Non ci muoviamo perché abbiamo, non vediamo l'ora di assaggiare. Okay. 200 gradi per 4-5 minuti, poi dipende anche dalla tipologia del forno. Ok, vai Giovanna. Ed è uscito il nostro tortino. Sì, la nostra calabrisella è pronta. La nostra calabrisella è pronta, è quasi pronta. È pronta per essere mangiata. Adesso l'assembliamo il piatto. Prendiamo della salsa di pomodoro, la mettiamo a specchio. Questo viene sfumato. Per la serie, anche l'occhio vuole la sua parte, no? Sì, mettiamo la salsa di pomodoro. Una fogliolina di basilico. La nostra calabrisella è pronta per essere mangiata. Ed ora la mangeremo, ovviamente, ci tocca. Giovanna ha lasciato la delega al marito. Quindi ci ha lasciati per un attimo e ci farà compagnia invece. Allora, Francesco Saliceti della Degusteria Magnatum, proviamo ad abbinare un vino a questa pietanza. Però io prima, appunto, ovviamente, giustamente, logicamente, vado a assaggiare per vedere se è buona veramente, perché me ne hanno parlato veramente in tanti di questo piatto qui di Longobardi e devo dire che avevano ragione, è squisito. Complimenti a voi, complimenti soprattutto alla signora Giovanna perché è stata eccellente. Questo prodotto, questa pietanza, la abbiniamo con che cosa? Allora, proviamo ad abbinarla ad un vino fresco, quindi andiamo su un vino rosa, un vino regionale naturalmente, figlio del Gaglioppo. Allora, siccome qua siamo sul versante tirrenico, per parità ci spostiamo sul versante ionico, quindi andiamo nell'area cirotana, andiamo da questa azienda storica e prendiamo un vino figlio del Gaglioppo. Il Gaglioppo è il vitigno storico dell'area regionale, soprattutto diffuso nell'area del Cirotano. Sei d'accordo? Okay. Proviamo. Come no, d'accordissimo. Il capo sei tu, quindi l'esperto sei tu, quindi mi devo semplicemente fidare. Nel frattempo qualche notizia sul tuo locale, sul vostro locale. Voi siete più o meno tutti i giorni aperti? Su prenotazione, come lavorate? Allora, noi siamo tutti i giorni aperti, ma lavoriamo solo ed esclusivamente su prenotazione, perché noi offriamo questa formula di degusteria, che è ristorazione vera e propria, però è diversa dalla ristorazione classica, cioè a dire da noi non c'è antipasto primo e secondo, c'è una formula di percorsi pensati seguendo rigorosamente l'ordine delle stagioni, oggi ne è l'esempio, dove c'è tantissima calabresità, quindi però stiamo attenti anche al nazionale e qualcosa di internazionale. Noi non siamo tanto per il chilometro zero, ma siamo più per il chilometro giusto. Certo, ecco. Ottima affermazione. E tra poco andremo a assaggiare questo vino calabrese. Il Gaglioppo poi, insomma, è una varietà di eccellenza, no? delle nostre vigne. Da notare ovviamente la maestria nell'apertura della bottiglia. Com'è? Ah, ottimo.
straordinario, sì. Il tappo è buonissimo, vediamo al gusto. Okay. Poi tu mi dirai olfattivamente e a livello gustativo se... Io non sono un esperto di vini, però sicuramente... In genere la cosa più buona è quella che piace. Sicuramente. Quindi vado a assaggiare questo vino. E beh, la calabresità è qui ed è tutta qui dentro. È veramente squisito. Penso che questo abbinamento sia congeniale, assolutamente. Poi di fronte alla melanzana più buona del mondo, intenso, la melanzana più buona del mondo che ha questa pelle così liscia, quasi sfiora l'umano, guarda, e poi quando la apri si confonde così con la polpa, insomma ci voleva anche un rosa importante. Io vi ringrazio, siete stati veramente squisiti, come squisito è stato questo piatto che ci avete fatto assaggiare, e siamo quasi in conclusione del nostro servizio, andiamo a visitare proprio i campi delle melanzane, quindi andiamo proprio giù in marina dove ci sono insomma diverse coltivazioni di melanzane, no? Allora, la coltivazione si estende su tutto il territorio. Il consiglio oggi è di andare in marina perché da questa settimana inizia la produzione vera e propria della violetta e quindi le parti basse, quindi al mare, fruttificano prima. Intanto colgo l'occasione anch'io per ringraziare voi per essere venuti nella nostra comunità e quindi per questo tour e per aver fatto visita anche alla nostra degusteria. Grazie. Ed ora andiamo a vedere la violetta in campo. Come state vedendo siamo in pieno campo, in un campo di melanzane, questo prodotto tipico appunto di Longobardi. Nelle mie mani c'è un esempio che non è proprio forse in piena maturazione, no? Non ha raggiunto la piena maturazione, però quasi. Sì. Ma la caratteristica di questa melanzana qual è? Perché è buona? Allora, per più aspetti. Punto primo, perché è una melanzana dolce, non tannica, poca acqua, i semi rimangono allo stato ceroso anche in stato più avanzato e una cosa anche molto importante è che si può consumare con tutta la buccia. Perfetto, ma quante melanzane tu produci Gianluca in ogni stagione? La produzione varia in base al numero di piante che viene piantato. Ma di media la tua produzione si aggira? È una grande produzione oppure è una produzione di nicchia, diciamo? Noi facciamo solo produzioni di nicchia, okay. Produzioni che, come può vedere, i campi sono piccoli. Certo. Quindi vi concentrate più sulla qualità che sulla quantità, no? Esatto. La stagione della melanzana va da quale periodo a quale periodo? Allora, si inizia a raccogliere, diciamo, quest'anno è un po' più tardiva per vari problemi che ci sono stati, ma diciamo normalmente si inizia dal 10, dal fine giugno fino a novembre. Perfetto. Gianluca, io ti ringrazio tantissimo. Siamo in conclusione con questo servizio, questa puntata qui da questo comune della provincia di Cosenza. Ho aperto con i ragazzi del servizio civile e voglio chiudere proprio con gli stessi ragazzi. Chiudiamo questo servizio qui da Longobardi in provincia di Cosenza e io vi ringrazio ragazzi veramente per l'accoglienza, siete stati stupendi, squisiti tutti quanti e ci vedremo sicuramente in un nostro prossimo appuntamento perché ritorneranno le telecamere di Turismo Verde qui in questo comune perché c'è tanto altro ancora da farvi vedere. Grazie da Massimo Mercuri per averci seguito e alla prossima puntata.